Io la chiamo SEO perché tutte le robe in inglese poi non mi vengono, portate pazienza e perdonatemi. In questi anni, facendo tanto blogging, perché professionalmente sono 10 anni, che faccio questo lavoro, e ancora prima ero una dei superstiti di Splinder, quindi insomma è circa dal 2003 che ho un blog, e ho scritto più di un articolo al giorno per 10 anni. Questo fa di me una sopravvissuta fondamentalmente, ma in ogni caso mi preme dirvi anche quest'anno una news importantissima: i blog non sono ancora morti. Perché tutti gli anni ci danno per spacciati, il 1º gennaio i blog quest'anno moriranno, invece noi siamo ancora qua. Oggi parlerò quindi di come scrivere su un blog, ma più che altro come scrivere per farsi leggere, ma soprattutto per farsi trovare. Perché ognuno di noi quando scrive vuole alimentare il suo ego e farsi leggere, no, altrimenti scriveremo sul nostro diariuccio con il lucchetto della terza elementare. Dico subito che io non conosco i trucchi della SEO, quella tecnica o della SEO iperottimizzata e non uso mai trucchi. Io parlo di SEO esclusivamente per quanto riguarda i contenuti, di posizionamento, cioè tutto quello che ho fatto in questi anni. Noi abbiamo un network di blog che in questo momento ha circa 700.000 pagine viste al mese, e tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto soltanto con la scrittura. Non è vero, cioè, poi la parte tecnica di mio marito chiaramente c'è la tassonomia, c'è l'hosting, c'è la versione mobile, tutte le cose tecniche, però dal lato mio non ho mai imparato né usato dei trucchetti, perché i trucchetti funzionano, ma hanno una breve durata. Poi esce un nuovo aggiornamento dell'algoritmo di Google e dobbiamo ricominciare da capo. E siccome io sono una persona estremamente pigra, non voglio rifare sempre le stesse cose e quindi cerco di ottimizzare i miei articoli da subito in modo che siano evergreen. E questa parola evergreen la sentirete molto oggi. Quindi i contenuti continuano a vincere, purché siano contenuti di qualità, ci dice Google. E sulla qualità c'è sempre un po' una diatriba tra blogger. Ma cosa vuol dire qualità? Quella lì che scrive malissimo, scrive meno di me, scrive peggio di me, secondo me i suoi contenuti non sono belli come i miei, è posizionata meglio di me. Perché? Perché la qualità non la decido io per me stessa, non è un test di autovalutazione, ma la qualità la decidono Google, i quality raters, ma soprattutto gli utenti. Quindi la qualità che gli utenti percepiscono probabilmente non è la stessa qualità che percepiamo noi come persone che stanno dietro le quinte. Tant'è che negli ultimi anni, con gli ultimi aggiornamenti di Google, che è diventato un motore di ricerca semantico, che parla e legge e capisce un linguaggio naturale, il linguaggio del web è diventato un linguaggio sempre più orale. Quindi meno aulico e molto più terra-terra. Per questo che vincono dei contenuti terra-terra, perché i lettori hanno bisogno di semplicità. La qualità per Google è innanzitutto un problema di autorevolezza. Quando Google esamina i nostri contenuti, ci dice: ma tu chi sei per dirmi questo? Se mi parli di un contenuto scientifico, sei un medico, sei un farmacista, sei un tecnico, se mi parli di pedagogia, sei un pedagogista, che cosa hai studiato? Quali sono le tue competenze reali? Non quelle laureato all'università della vita, ma quali sono le tue competenze vere? Tutte queste competenze le potete scrivere nella pagina About. Uno, ve le dovete fare, vabbè. Due, le potete scrivere nella pagina About, ma soprattutto nella Author Page, che Google tiene estremamente in considerazione. E qui ci potete mettere tante cose. Ci potete mettere i video degli speech che avete tenuto in passato, ci potete mettere gli articoli che parlano di voi, le recensioni che parlano bene di voi, gli articoli di giornale o anche i vostri studi, brevemente, perché non deve essere un'enciclopedia, però questo è molto importante. Per questo che io consiglio sempre a ciascuno di scrivere non solo quello che gli piace, ma quello che sa. Perché
perché se iniziamo a scrivere quello che non sappiamo, rischiamo di fare dei grandi strafalcioni e di incorrere anche in problemi. Google valuta anche, parlando sempre di posizionamento, valuta anche lo scopo di una pagina, di un sito e anche di un singolo post. Quindi ogni volta che noi dobbiamo scrivere un articolo, dobbiamo chiederci qual è lo scopo di questo articolo. Deve informare, deve emozionare, deve far porre delle domande, deve far iniziare una discussione, deve far ridere. Ascoltavo un webinar di Giorgio Taverniti, che è una delle persone che dovete assolutamente seguire e amare per tutta la vita, che è espertissimo di SEO, e diceva: sembra assurdo, ma ci sono dei siti umoristici che non fanno ridere. Quello per Google è importante, perché se la tua battuta non mi fa ridere, vuol dire che tu hai disatteso lo scopo con cui ti sei presentato. E la quantità. Noi lo sappiamo che Google vuole la freschezza dei contenuti, che una freshness non soltanto sui contenuti nuovi, scrivi tanto, eccetera, eccetera, ma anche sui contenuti vecchi. Ed è per quello che vi parlavo di post evergreen, perché anche i contenuti vecchi andrebbero rinfrescati ogni tanto. Bisognerebbe avere tipo dei cloni per riuscire a fare tutto, ma poi vediamo se con un piano editoriale mirato si potrebbe fare. Ma soprattutto, le informazioni che io ti offro sono migliori di quelle che ti offrono i miei competitor? Perché quando noi andiamo a fare una ricerca su Google e abbiamo questi risultati della SERP, cioè i risultati del motore di ricerca, a parte i grandi portali dell'editoria, che ovviamente producendo e sfornando contenuti anche di qualità buona, però in continuazione hanno una freshness diversa da quella che potremmo avere noi umili blogger, in ogni caso ci sono degli articoli che magari sono anche ben posizionati da anni, ma che noi potremmo provare ad andare a scalzare cercando di scrivere meglio e scrivere di più, qualcosa di più approfondito. Se vi ricordate, qualche anno fa si diceva: ah no, ma adesso l'algoritmo dice che devi scrivere dei post brevi entro 500, non so se parole o battute, non mi ricordo, e quindi tutti a scrivere dei post brevi. Poi Google, che non l'ha mai detta sta roba, ha sempre detto scrivete tanto e scrivete bene, ha detto: no ragazzi, guardate che sti post brevi fanno schifo, e non, cioè, o scrivete delle robe interessanti o la gente non ci va, ma non perché Google vuole fare il cattivo, ma perché assorbe quelle che sono le volontà degli utenti, che cercano, quei pochi che non usano Facebook come internet, gli altri che ancora vanno a fare le ricerche su Google vogliono delle ricerche approfondite. Cos'è successo ai blogger? Negli ultimi anni abbiamo perso tantissime visite, tutti. Perché non solo per gli algoritmi di Google, ma perché Facebook ci ha portato via l'interazione, le community, il fatto che le persone rimanessero lì sui blog e sui forum per tantissimo tempo. Perché? Perché ovviamente i tempi di una risposta e di un commento su un blog sono più lunghi. Se io ti scrivo un commento, poi magari intanto devo metterlo giù un po' più in italiano. Poi tu mi devi rispondere, io devo aspettare che tu mi risponda. Su Facebook invece abbiamo H24 delle risposte immediate. E ragazzi, ho il bambino col morbillo, cosa devo fare? E in 3 secondi ti arrivano 150 risposte. Quindi questo stacco netto cosa ha provocato? Il fatto che i post brevi, piccoli, di informazioni inutili, sono stati giustamente cassati da Google, perché la gente non li cercava più su Google, li cercava su Facebook, cioè li chiedeva su Facebook. Quindi il feedback degli utenti è importantissimo, cioè come si comportano, come usano il nostro sito, quanto tempo ci stanno, ma anche come si comportano all'interno delle pagine. Se lo leggono, se muovono il mouse, se cliccano, se guardano un video, se leggono una tabella, quanto tempo si fermano, se cliccano su un link correlato, oppure se arrivano, la loro richiesta è stata, lo scopo è stato disatteso, quindi se ne vanno immediatamente. Ma vi dirò di più. Google sa anche quello che succede dopo
perché l'utente è arrivato sul nostro post. E quindi Google sa che se l'utente cercava da me la ricetta per fare il ragù e ha letto quella ricetta, magari ha usato pure il pulsante stampa, che vuol dire che proprio ha fatto un'azione vera, e poi ha chiuso il browser ed è andato a cucinare, quello per me è ancora è un fattore di ranking importantissimo, perché significa che io ho soddisfatto lo scopo. Ma se lui è arrivato, ha letto, poi è ritornato indietro ed è passato al secondo, al terzo risultato della SERP, vuol dire che io non gli ho dato quella risposta. Ho disatteso il suo scopo, e questo Google lo sa. Google sa anche se io, per esempio, ho scritto un articolo dei migliori ristoranti di Torino, Google sa se quella persona, dopo aver letto quel mio articolo, è andata a registrarsi o comunque è stata geolocalizzata in quel ristorante. Anche quello è un fattore di posizionamento, il grande fratello praticamente. Quindi in realtà quello che vi dico è che oggi noi come blogger siamo, a me non piace la parola influencer perché non credo che le persone possano influenzare gli altri, quindi mi rifiuto di utilizzarla, magari ispirare. Noi possiamo ispirare le persone a imparare, conoscere, ridere, emozionarsi, eccetera, ma anche a fare delle azioni offline. E l'online e l'offline in questi anni si sono mescolati tantissimo. Quindi vi invito a ragionare quando scrivete un post, a pensare anche nel mondo vero come quella persona potrebbe utilizzarlo, come potrebbe servirsi di quel prodotto che avete, di cui avete fatto la recensione, come potrebbe andare in quel ristorante. Ah, ovviamente questo è un workshop, quindi se avete qualsiasi tipo di domanda, fatemela. Fin qua tutto bene. Quindi, partendo da questo, io ho capito negli ultimi anni che quello che facevo era sbagliato. Cioè, sbagliato, non in assoluto, in buona fede, ma io aprivo WordPress, perché come vi dicevo io le bozze le faccio direttamente su WordPress, ho due schermi, nello schermo di sinistra io mi apro uno dei blog che devo aggiornare, apro un tot di schede di post nuovi vuoti, nella parte di destra tengo Chrome aperto per fare delle ricerche e informarmi su Google, e mano a mano che mi viene l'ispirazione, comincio a crearmi tutta una serie di bozze sullo schermo sinistro nei vari nuovi post che ho aperto e me li salvo in bozza, in modo che poi la settimana successiva non ho il panico da pagina bianca, cioè mi faccio una specie di traccia. Però io lo facevo a sentimento. Questa settimana mi piacerebbe proprio parlare di questo, e lo scrivevo. E poi non se lo cagava nessuno, ovviamente. E dicevo, ma come è possibile? Ci ho messo tutto il mio cuore per fare questo articolo. Una volta mi ricordo avevo fatto un articolo che pensavo di spaccare internet, no? Sai quando premi pubblica e dici, boh, questa è una roba veramente, cioè, come dicevo prima, della vignetta famosa di Zero Calcare, che lo chiama sua mamma e gli dice, ho rotto Google. Io uguale, pubblica, ho rotto Google. Cioè, era una roba... ha messo mi piace mia mamma e poi l'ha anche tolto perché si è sbagliata. No, vita vera. E io ho detto, cioè non è possibile, ho inventato la pizza senza carboidrati, senza farina, senza grassi, eccetera, cioè dovrei essere in questo momento milionaria, mi dovrebbero chiamare dalle trasmissioni americane, e dovrei diventare la Martha Stewart italiana, e invece mia mamma mi ha tolto mi piace da Facebook. Perché? Perché sta roba non interessava agli italiani. Gli italiani la vogliono la pizza. Guarda la roba di Cracco, cos'è successo, capito? Interessava agli americani questa roba qua. E quindi niente, è stato un lavoro sprecato. Comunque adesso il post c'è, perché mi rifiuto di toglierlo, quindi se domani volete andare a guardare. Quindi ho deciso che avrei ragionato come mi ha insegnato Salvatore Aranzulla, che tutti ridono quando dico Salvatore Aranzulla, invece io lo adoro, è una persona straordinaria, di un'intelligenza fuori dal comune, umilissimo e pure simpatico. Iscrivetevi pure sul suo Instagram, perché fa delle storie che fanno morire dal ridere, perché lui è Dio.
e quindi fa le robe che fa Dio, anche un po' meglio, perché lui è Aranzulla. E comunque, allora Aranzulla diceva, lui ha iniziato a 14 anni, cioè, quando lui aveva, potrebbe essere mio figlio, tra l'altro. Aranzulla diceva, allora io ero conosciuto nel mio quartiere come lo smanettone, cioè quello che, senti, come succede a tutti noi, no? Solo perché hai un blog, senti, non mi funziona il cellulare, me lo aggiusti, ma guarda che io non lavoro in centro team. No, vabbè, ma tanto tu sei, cosa ci va? 5 minuti. Però lui queste cose le sapeva fare, sapeva molto di telefonia, sapeva molto di software e sapeva molto anche di hardware. E siccome tutti lo stressavano su questa cosa, a un certo punto ha cominciato a scrivere le risposte su dei documenti di Word, che stampava e distribuiva. Non so se girava con una cartellina, però, senti, guarda, non riesco a far funzionare Paint. A quei tempi, non ti preoccupare, ecco la scheda di Paint. So che poi distribuire la carta così, oppure mandare via email i documenti era un po' pesante, ma perché? Perché lui ha avuto la genialità di capire che in tutte queste domande c'era una ricorrenza, che tutti chiedevano la stessa cosa. E quindi ha detto, beh, a questo punto, anche lui pigro, fino al midollo, come aveva detto, li metto tutti sul sito Salvatore Aranzulla, così gli dico, senti, vai lì che l'ho scritto. Questo è stato il suo successo, quello di intercettare le esigenze vere delle persone. E quindi quando viene sfottuto perché lui fa le cose semplici, ma scusate, a noi per vivere ci servono le cose semplici, non, anche perché sfido chiunque di voi a non essere mai andato da lui sul suo sito per risolvere un problema di menu, al contrario, robe che non funzionano più, pop-up, alert, that, instant that, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto lui ha detto, trovo le domande ricorrenti, do le risposte migliori. Poi lui, che è una persona molto geniale, ha anche deciso che non solo prima di scrivere avrebbe cercato di capire cosa cercava veramente la gente, per poi scrivere tra quello che gli piaceva, ma che tra questa lista di cose cercate dalla gente avrebbe scelto anche quelle più remunerative a livello di AdWord. Cioè, lui fa questo ragionamento, 100 sono le chiavi che mi vengono richieste, prima vado a vedere quelle che sono più ben pagate dagli inserzionisti. Ed ecco che è nato il primo milione di euro, tutto meritato. Quindi, in realtà, io, ascoltando lui, ho capito che dovevo cambiare il mio paradigma. Allora, innanzitutto, sapendo che appunto Google è un motore di ricerca semantico che riconosce il linguaggio naturale, come vi ho detto, e quindi anche i sinonimi, i contrari, i plurali, cioè tutto quello che diciamo nella nostra vita, ho capito che uno, che poi non è che l'ho capito, ci sono fuori di articoli anche che lo dicono, di evitare di iperottimizzare a livello SEO gli articoli. Tra l'altro ci sono state anche delle grosse penalizzazioni negli ultimi 2 anni verso siti che iperottimizzavano gli articoli a livello SEO, cioè che tu arrivavi e c'era la parola chiave secca in bold ripetuta 10-20 volte, c'è cioè una keyword density esagerata. La keyword density, diciamo che dal 98... Non è stata più tanto utile, quindi non era così importante. Appunto per passare a un linguaggio quasi parlato. Come possiamo fare? Ce lo dice Google. Lui ci offre. Allora, innanzitutto, io uso Chrome. Mi auguro che qui nessuno usi Explorer ancora. Solo la pubblica amministrazione. Devo fare l'iscrizione alla mensa di mio figlio, 5° anno, cioè 5 anni. Non funziona di nuovo. Ha provato con Explorer? No, non ho provato, mi rifiuto. Non va. Allora venga da noi perché da noi funziona. No, il classico problema del software della pubblica amministrazione è che funziona solo nel loro ufficio. Ma va bene. Comunque, io utilizzo Chrome,
voi sapete che su Chrome c'è la possibilità di attivare una finestra di navigazione in modalità anonima, in incognito. In alto a destra ci sono tre puntini in verticale, voi schiacciate lì, al posto di fare nuova finestra, fate nuova finestra di navigazione in incognito. Perché? Perché questo toglie una serie di cookie e di informazioni sul nostro account, sulle nostre preferenze e sui nostri dati di navigazione che ci permettono di fare delle ricerche leggermente più autentiche. Poi in realtà non è ancora al 100% pulita, lo sappiamo benissimo, però per iniziare è sicuramente vantaggioso, anche perché Google, quando noi facciamo una, se noi adesso facessimo, non in modalità anonima, una ricerca tutti insieme della stessa cosa, verrebbero fuori probabilmente 20, 30, 40 risultati diversi, perché ovviamente tutta la navigazione è basata sui, sul ricordo e la storia dei nostri cookie e delle nostre preferenze. E quindi se io cerco scarpe, probabilmente mi verranno fuori un certo tipo di scarpe, se le cerca la spora verranno fuori gli stiletto, ma anche se io cerco un certo tipo di articolo con una long tail keyword, probabilmente Mamma Felice sarà nelle prime posizioni. Perché? Perché Google mi vuole gratificare, perché lo sa che mi piace vedermi lì e posso dire: vedi mamma, quello l'ho scritto io, anche se non è vero che è posizionato in quella maniera. Quindi io vado, dimmi, aspetta, vengo da te così. Ma ce l'abbiamo un... No, se non parlavo anche a voce. Io mi ricordo dell'altro anno che eri anche qua a fare il talk, e ricordo che avevi raccontato di come hai lasciato il lavoro, avevi iniziato il blog, quindi un discorso non l'hai fatto per... Adesso mi chiedo, visto che stai cambiando paradigma, per quello che ti ho interrotto adesso, poi magari ci dimentichiamo, siccome il talk è lungo, mi stavo chiedendo, sei ancora contenta di quello che scrivi? Perché sto vedendo che ti stai facendo influenzare nello scrivere, non so se prima lo facevi per piacere, ma adesso stai scrivendo quello che la gente cerca, o ancora di più quello che Google ti dice che la gente cerca. E quindi mi sto chiedendo, boh, io come ipotetica idea di fare un blog mi sentirei dei limiti enormi in questo senso qua. Io voglio scrivere di quello, anche perché lo farei per piacere, quindi qua divergiamo, e quindi facendolo per piacere mi chiedo, ma se non me ne frega niente di dire di pulire le cozze, magari voglio parlare di tutt'altro. Ah, ok, scusami. Dico, magari, dicevo, tu vuoi parlare di una cosa, come all'inizio facevi, dicevi questo, all'inizio facevi così, e poi trovi che invece la gente quella roba non la cerca. Sei partita con questo. Hai ragionissima. Infatti qui, secondo me, noi dobbiamo trovare l'equilibrio. Allora, io sono... A me piace ancora tutto quello che faccio. Anzi, ti dirò di più, che oggi mi piace ancora di più. Perché quando lo scrivo e viene letto, dico, oh, finalmente, perché tutta sta fatica... Perché adesso, nel modo in cui scrivo, magari io ci metto anche 4-5 ore per scrivere un post, o anche 2 giorni, non tutti però, nel senso che sono contentissima che tu mi abbia fatto questa domanda, perché anche a me fondamentalmente non mi interessa di scrivere come pulire il marmo, anche perché non lo so, sono sincera, non lo so, anzi direi togliete il marmo, cioè se fosse la mia idea, che brutto, quindi non lo scriverei quell'articolo, cioè io vado a cercare cosa la gente cerca, quello che Google mi suggerisce, e poi in base a quello che piace a me lo scrivo. Ma non perché la gente lo sta cercando, io lo vado a scrivere. Uno, perché deve essere in tema con i miei argomenti. E due, anche in tema con quello che mi piace, con la mia personalità. Perché non voglio perdere l'autenticità. E che per me è fondamentale. Ti dirò di più. Io non li faccio tutti così gli articoli. Perché ci sono degli articoli che non sono SEO. Sono degli articoli che io, che potrei, se volessimo parlare... Il marketing, il linguaggio del marketing, sono degli articoli di personal branding. Per esempio, io ogni lunedì faccio un post che non verrà mai trovato su Google, ma che mi serve da veicolare su Facebook, che non è un post SEO, ma è un post che parla di me,
della mia filosofia, della felicità, di come raggiungerla, ed è un post motivazionale. Quindi in realtà mi sono data per ogni giorno della settimana un piano editoriale diverso, anche perché io non voglio che Mamma Felice diventi un come fare questo, cioè non è WikiHow, è Mamma Felice. Quindi da una parte scelgo nel piano editoriale alcuni articoli più forti per posizionarmi in modo da non perdere posizionamento e magari aumentare anche leggermente le visite o perlomeno lasciarle stabili. Dall'altra continuo a usare ovviamente il cuore, la testa, eccetera, e anche questi qua di come pulire le cozze, che quello invece mi piacerebbe, e li faccio con il mio spirito. Quindi magari racconto pure il mio aneddoto, racconto quella volta che, racconto il fatto che avevo trovato un ristorantino che le faceva il sugo, da allora le faccio sempre al sugo, eccetera, eccetera. Cioè comunque tu ci puoi mettere sempre di te, non devi per forza. Però appunto io non tutti i post li faccio così. Google quindi ci dice, voi avete, nella navigazione in incognito abbiamo questo abbiamo lo strumento di autocompletamento che ci suggerisce che cosa stanno cercando le persone in Italia, perché io cerco su google.it, in questo preciso momento. Perché? Perché se io faccio la stessa ricerca oggi, ricette con, e la faccio a giugno, cambierà, perché oggi le persone probabilmente cercano le ricette con i carciofi perché sono di stagione, a giugno le cercheranno col melone, con l'anguria, non lo so, adesso sto sparando. Quindi comunque ci sono delle grandi variabili. Tra l'altro, e questo è sempre un suggerimento che ho colto da Giorgio Tave, che io non faccio mai, perché sono una persona vecchia, bisognerebbe provare a fare queste ricerche non soltanto con l'autocompletamento scritto, ma anche con la ricerca vocale. Sì, perché in realtà le persone oggi, noi sappiamo ormai che la navigazione su web è passata praticamente totalmente in mano agli smartphone e ai tablet. Ormai, poi dipende dai siti, noi credo che abbiamo un 40%, forse ancora da PC, 30%, tutti gli altri sono da mobile. E molte persone ormai chiedono le cose con la voce, non per iscritto, soprattutto le nuove generazioni, ma soprattutto anche quelli che magari non hanno grandi confidenze con la scrittura. E io mi sento molto in imbarazzo a farlo, cioè è una roba che non appartiene alla mia cultura, perché io sono abituata a scrivere anche nel fare le ricerche e quindi mi trovo male. Però se voi ci provate a chiedere con la voce, le richieste sono molto diverse, perché se io scrivo, non so, come organizzare la dispensa, magari per telefono dico come si organizza la dispensa, sono due ricerche diverse e sono probabilmente due risultati leggermente diversi. Quindi potrebbe voler la pena anche certe volte cominciare a ragionare in termini di mobile first, perché appunto ormai le persone navigano da mobile, quindi mobile first è il paradigma, tra l'altro anche di Google, perché gli ultimi aggiornamenti che sono stati fatti negli ultimi 2 anni sono andati sempre più in questa direzione. I siti che non avevano la versione mobile responsive sono stati penalizzati e verranno penalizzati sempre di più, tranne, poi faccio un esempio, e quindi dobbiamo cominciare a ragionare veramente da mobile, e quindi non soltanto in termini di posizionamento ma anche in termini stilistici e tecnici. Quindi per esempio da mobile, io non so voi, cioè io dopo i 40 anni ho avuto una roba, non vedo più, ma no, cioè io prendevo in giro mia madre che si toglieva gli occhiali, se li metteva per cercare la messa a fuoco, così. Mi è capitato, ma tipo dopo 2 giorni che ho compiuto 40 anni, di prendere un neonato in braccio, non riuscivo a metterlo a fuoco e mi sono spaventata. Quindi io per esempio da mobile ho bisogno di font grandi, di un'interlinea maggiore. Chi ha problemi come me di vista, per esempio, non potrebbe mai leggere un testo bianco su sfondo nero.
cioè io non posso, dopo 2 minuti mi viene da vomitare, cioè perché ho proprio dei problemi di astigmatismo. Quindi bisogna capire anche queste cose e essere i primi noi a rileggere i nostri articoli da telefonino per vedere come vengono. Perché non so se vi capita che c'è anche, io quello, non so se esiste questo parametro, me lo sono inventato io, che è la qualità dello scroll. Cioè, siccome da telefonino noi scrolliamo, no? Perché siamo abituati con Facebook, che tu hai una specie di feed, mi capita certe volte di perdere il senso di un articolo che sto leggendo da smartphone perché la qualità dello scroll non mi piace, perché magari mancano le immagini, mancano i titoli, mancano i paragrafi, le spaziature, i neretti, gli elenchi puntati. Quindi a maggior ragione l'editor di WordPress ci viene in aiuto, perché ci ricorda che noi abbiamo in WordPress tutti gli strumenti che ci servono per fare un post che sia perfetto da leggere sia da PC che da mobile e da posizionare. Quindi la SEO, secondo me, si può fare tranquillamente utilizzando WordPress senza nient'altro. Poi lo so che gli esperti di SEO non saranno d'accordo, ma io parlo solo di SEO sui contenuti, ovviamente non di SEO tecniche. Quindi, per esempio, anche la facilità della tassonomia. La tassonomia è come noi organizziamo i contenuti all'interno del sito, categorie, tag, eccetera. I menu non servono più. Sì, noi avevamo... Ovviamente io parlo come tutti quelli che dicono agli altri cosa fare e poi non lo fanno. Cioè, chiariamoci, sono una persona falsa. Io ho un menu fichissimo su desktop, ma i menu ormai su mobile non esistono più, non servono. Quei menu che li apri e ti vengono fuori delle robe che non ce la fai, cancelli tutto, poi clicchi un banner, ti attivano la segreteria della telefonica, no? Cioè, quindi anche questo va tutto semplificato, cioè nell'ottica davvero di less is more. E quindi la facilità di approfondimenti oltre il menu. Per esempio dei link correlati, ma soprattutto dei link di approfondimento all'interno degli articoli. E poi, oscurate il video per un minuto, che non sentano le concessionarie, la morte del banner. Cioè, ecco, lì sì che veramente vorrei che arrivasse il giorno che dicono il banner è morto, perché sti banner ce l'hanno un po' fatta a fette. Perché abbiamo esagerato, perché ci sono stati dei tempi in cui si guadagnava molto bene con questi banner, poi sono arrivati i rich media e ti pare il pop-up e poi Banderas che tipo ti appare in video. A me questa roba di Banderas mi è venuta per anni, cioè sono passato 6 mesi con Banderas che a ogni ricaricamento di pagina mi veniva fuori. E questi sono finiti. Uno, perché le persone hanno incominciato ad installare gli adblocker in modo sempre più massiccio. Se prima adblock era ad appannaggio di noi nerd, che lo sapevamo solo noi, non lo dicevamo a nessuno, adesso nei gruppi di casalinghe, cioè io sono iscritta a un sacco di gruppi Facebook che parlano di casalinghe, di pulizie, di risparmio, proprio per cogliere che cosa si dice e che cosa vogliono le persone al di là di Google. E si scambiano queste informazioni. Oh raga, lo sapete che si può installare questo così non vedete le pubblicità? Come non vedete le pubblicità? Ma io c'ho una famiglia. Devo fare anch'io i cartelli, no? Come i negozi locali. Clicca su un banner per mandare mia figlia all'università. No, vuol dire che dobbiamo trovare noi degli altri sistemi. Per esempio noi abbiamo deciso, contro ogni logica umana, di togliere tutti i rich media da 2 anni. Devo dirvi la verità, non ha avuto un minimo impatto sul livello delle visite. Sembrava che avremmo dovuto schizzare in alto. Cazzo. Adesso sembra che Google dica... Scusa? Tutti i banner invasivi, rich media, quelli che ti appaiono dappertutto, i video, quelli che partono da soli, eccetera. Sembrava che dovesse essere una roba che ci avrebbe fatto schizzare in alto, non è successo niente, però ho letto recentemente proprio una nota di Google che dice che adesso darà una mazzata ai rich media. Speriamo. No, lo so che non dovrei perché ho ancora un contratto io. Va bene. Però questo ci dà una grandissima opportunità.
che è quella di parlare di native advertising. Adesso vi faccio una domanda. Chi è stato che ha praticamente, non dico inventato, ma realizzato la massima espressione di native advertising sul web? Però più pop. Sì, Instagram, però non è Instagram che l'ha fatto, lo fanno le persone. E Facebook. Facebook ci ha abituati al native advertising, perché io quando scrollo vedo sia i contenuti che la pubblicità e hanno entrambi lo stesso aspetto. Quindi hanno la stessa forma, gli stessi font, lo stesso aspetto, hanno le stesse caratteristiche. Questo noi dovremmo fare all'interno dei blog. Creare degli scroll in cui i contenuti e i contenuti di native advertising sono fruibili con graficamente anche molto simili, eccetera, ma anche armonizzati allo stile del blog. E non è una cosa impossibile, dopo vi dico cosa ne penso io, poi insomma, decidete, non è una legge, questa è una mia idea. Fino qua tutto. Quindi parlavamo di autocompletamento. Allora, come ripetevo, cioè, non è che lo dobbiamo fare per ogni post che dobbiamo scrivere, però su quelli che vogliamo veramente posizionare e su cui vogliamo investire il maggior numero di ore a disposizione, potremmo farlo. Allora, come si fa? Sempre in modalità di navigazione anonima, io comincio, per esempio, a scrivere come pulire. Allora, Ranzulla fa così. Ha inventato questo programma che lui chiama il sistema dei titoli, che scarica, non so se giornalmente, tutte le ricerche che sono state fatte in italiano e le scarica proprio in questo modo. Cioè, come configurare A, come configurare B, come configurare C, cioè proprio in modo sistematico. Poi le mette, cioè, ovviamente noi poveri li metteremo in un foglio Excel e a questo punto potremmo cogliere veramente le ricorrenze, i sinonimi, le keyword sec, le long tail keyword, eccetera eccetera. Io da poverissima faccio così, ma non povera nel senso che in realtà questa è una ricchezza enorme. Io potrei utilizzare SEMrush o altri tool che fanno questo lavoro. Non lo faccio, sempre per ritornare al fatto che sono una brutta persona. Se voi siete capaci, fatelo. Io lo faccio così perché mi sembra, ma questa è una mia cosa personale, mi sembra che quando io cerco su Google mi alleno a pensare come pensano le persone che cercano su Google. E quindi mi piace questo contatto. Non voglio che diventi una cosa scientifica, voglio che diventi Barbara che cerca le cose. Questo è il titolo del prossimo intervento. Barbara che fa cose e cerca cose. E ops. Oh, Barbara che sposta cose. Ok. Scusate, voi non la vedete la faccia di mio marito, perché questo è il suo computer. L'unica cosa che mi dice quando faccio questi interventi è non farmi cadere il Mac. Quindi c'è il terrore nei suoi occhi. Lo so, infatti tutte le volte che gesticolo... è vero. Allora, potete usare anche gli asterischi. Quindi, per esempio, se io metto come pulire asterisco, mi verranno fuori delle altre cose. Ma, per esempio, se io faccio anche, che ne so, come pulire asterisco casa, oppure come cucinare asterisco ricette, mi vengono fuori altre cose. Quindi provate, ce li avete, usateli, sono gratis nella tastiera. Ogni tanto metteteci un asterisco e vedete cosa vi viene. E vi verranno fuori delle ricorrenze. Però quello che è interessante che viene fuori in questo risultato della SERP non è soltanto l'autosuggerimento, ma anche quello che viene nei risultati stessi di ricerca, perché quando io cerco, per esempio, come pulire i carciofi, vedete che cosa mi viene fuori? Li ho evidenziati lì. Cosa sono? Video. Google mi sta dicendo
che quando le persone cercano come pulire i carciofi, non vogliono un articolo, vogliono un video. Questa è un'informazione fondamentale. Se io cerco tagli di capelli, mi vengono fuori foto. Quindi le persone non vogliono me che dico quando ci tagliamo i capelli in primavera perché vogliamo cambiare la nostra vita, ma vogliono vedere una gallery di foto. Chiaro, anche con dei contenuti, ma quello che cercano è un'altra cosa. Quindi in certe volte noi ci sbattiamo a scrivere 2000 parole di un articolo senza aver guardato che poi in realtà Google ci aveva già suggerito che cosa dovevamo fare in quell'articolo lì. E quindi se vedete che avete degli articoli che pensavate fossero fichissimi, ma appunto nessuno se li ha calcolati, magari andateli a cercare così e vedere che cosa lui vi propone. Perché se vi propone un video, a quel punto potreste creare un video oppure embeddare un video di una fonte autorevole all'interno del vostro post. Cosa che fa piacere a voi, fa piacere al vostro utente, fa piacere pure allo youtuber che guadagna soldi con quelle visualizzazioni. Quindi win, win, win. Quanti win si possono mettere? In più, noi sappiamo che alla fine della pagina, dei risultati della pagina, ci sono le famose ricerche correlate, cioè degli altri suggerimenti che Google ci dà rispetto a quella chiave. Quindi se io ho scelto... se io ho cliccato su come pulire i carciofi, che avevo appunto evidenziato in giallo, e vedo i primi risultati sono dei video tra l'altro di competitor molto forti. Allora io sinceramente non lo scrivo quel post così, perché io giallo zafferano non lo andrò mai a battere su quella roba lì. Quindi non lavorerò su quella keyword secca come pulire carciofi, ma andrò probabilmente a cercarmi una, quella che io chiamo, che tutti chiamano la long tail keyword, cioè una keyword a coda più lunga, che ha sicuramente un minor numero di ricerche, ma una maggior possibilità di posizionamento. Vi è chiaro questo passaggio? Allora, quando io vado, allora, qui io ho fatto una serie di ricerche e ho deciso di scegliere come pulire i carciofi. Quindi ho cliccato su come pulire i carciofi e Google mi ha restituito come primi 4 risultati della pagina 3 video e un contenuto che, vado a vedere perché, che è sale e pepe. Che sono, giallo zafferano e sale e pepe, due competitor estremamente forti, cioè nessuno di noi con un bloggettino, a meno che appunto non inventi la ricetta della pizza senza farina, non riuscirà a scalzare quella posizione lì, estremamente difficile, poi tutto è possibile nella vita, ma non credo che valga spenderci così tanto tempo. Quindi io ragiono così. Uno, so che Google mi dice per questa ricerca secca devi fare molta fatica a posizionarti perché lì c'è già lo zafferano e sale e pepe. E quindi penso, ok, invece che fare come pulire i carciofi, e dopo vi faccio vedere, scegliamo una keyword dalla coda più lunga. Dopodiché mi dice, però, ricordati che la gente qui vuole i video. E infatti mi mette in prima posizione i video. E poi mi dice anche, ricordati che ci sono delle long tail keyword che tu puoi valutare, perché in fondo alla pagina dei risultati mi dà delle ricerche correlate a come pulire i carciofi, che sono appunto le mie long tail keyword. E quindi, come pulire i carciofi per farli ripieni? Come cucinare i carciofi in padella? Come cucinare i carciofi freschi? Qui io avrei ottime possibilità di posizionarmi. Perché è un post molto più specifico, meno generico e con una competitività sicuramente più bassa. Poi questo io lo faccio a istinto, perché dopo 10 anni che lo fai, ce l'hai l'istinto, ma se andate a vedere appunto su SEMrush, più o meno questo è. Cioè SEMrush e altri tool vi dicono appunto anche qual è il tasso, il grado di competitività di un post. Quindi, qui io ho 2 strade. Ah no, aspetta, prima vi faccio vedere questo. Allora, ci sono delle novità, tra l'altro. Quando io vado a schiacciare come pulire i carciofi, o tutte le varie ricerche, ci sono delle novità che sono venute fuori in Google negli ultimi
3-4 mesi, non di più, e sono degli snippet ancora più complessi, ancora più fighi, quindi vuol dire maggiori possibilità per noi di competere, di posizionarci. Allora, innanzitutto avrete visto i feature snippet, che è già un po' che ci sono, cioè che ogni tanto, quando fate una ricerca, vi viene in prima posizione un post che è leggermente esploso, quindi c'è già un bell'abstract, e poi ci può essere una foto, un video, un elenco puntato, c'è molto, soprattutto quando si parla di ricette, ci sono gli elenchi puntati, eccetera, eccetera. Quindi questo, se noi riuscissimo a fare una roba del genere, è una roba enorme. Tra l'altro, mi sembra di aver capito che l'ultimo aggiornamento di Google di marzo abbia punito questi feature snippet che non erano tanto coerenti con la ricerca, e quindi molti siti hanno perso visite. È giusto? In più, un'altra novità è che in alcuni casi Google ha aumentato il numero di caratteri nella description. Allora, faccio un passo indietro. Imparare a fare la nanna senza stress col metodo Montessori, quello è il title. Stiamo parlando di quello che viene fuori nella SERP, nella ricerca di Google. www.donamoderna.com, quella è la URL del post. Quello che c'è lì è la description. La description può essere o le prime righe del post, quindi Google in automatico prende la prima riga del post, oppure tramite dei tool tipo Yoast, tipo All in One SEO Pack, noi possiamo andare a mettere una description diversa, magari un po' più SEO, proprio per migliorare la qualità del nostro snippet. Questo è chiaro a tutti, ci sono delle domande? Quindi qui è aumentato il numero dei caratteri. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, io dico, sto provando, facendo delle prove, e sto mettendo, sì, allora, io ho All in One SEO Pack, e non lo uso mai. Proprio perché, come vi dicevo, nell'economia della scrittura cerco di fare tutti questi lavori inline, cioè all'interno del post. Quindi io, sopra la foto che metto, la foto principale del post, io metto un abstract che riassume il contenuto del post, quasi sempre, e che so che verrà presa in automatico da Google ed è già come una description. Cerco di farle coincidere, così mi risparmio, che poi sono 160 caratteri, non è che, però mi risparmio quelle 160 battute. Poi invece, per alcune cose particolari, tipo se inizio un post un po' più emozionale, che magari a Google non frega niente di come mi sentivo io, allora magari forzo la description e la metto nel plugin di All in One SEO Pack. Quindi questo vi è chiaro? Cioè, io vorrei portarvi a utilizzare WordPress come strumento principale di lavoro, utilizzando soltanto il post per fare la SEO sui contenuti, senza andare a validare i semafori, a fare tutte le robe, a stressarsi, eccetera, eccetera. Cioè, sono cose che ci aiutano, che possiamo vedere come una checklist, ma che in realtà potremmo fare da soli, in modo molto più naturale. Un altro, quindi io qua cosa faccio? Prima mi limitavo a inserire una cosa di 160 caratteri, adesso sto provando a fare così. Metto i primi 160, quanti sono, non me lo ricordo a memoria, e poi metto ancora una frase. Così, se mi va bene che Google mi mette tutte e due le parti e mi fa uscire in SERP con questi caratteri aumentati, tanto meglio, se no pace, mi ha preso i primi, che comunque sono già SEO. Un'altra cosa che è nuovissima è che c'è l'esplosione delle keyword correlate. Non so se l'avete già vista. Allora, io faccio la ricerca, ricette con carciofi. Vado su giallo zafferano, poi me ne vado subito via perché gli voglio far salire il bounce rate. Lo faccio sempre. Ciao giallo zafferano, lo faccio sempre. Che ha funzionato comunque alla grande, e però cosa succede? Andando indietro,
magicamente si apre questa roba qui sotto la sua description e mi dice quali sono le ricerche correlate che sono state fatte lì. Quindi questa è una roba pazzesca. Quelle sono state quelle ricerche correlate che poi sono state fatte dopo quello o addirittura all'interno di quello. Quindi è una roba meravigliosa, c'è tanto da copiare lì. Che poi in marketing copiare si chiama benchmarking, no? Quindi non è copiare, è adottare soluzioni intelligenti e creative studiate da altri per migliorarle e adattarle alla propria situazione professionale. Quindi, quello che avete notato è che non servono più i post brevi. Tipo, prima c'erano un sacco di siti che dicevano, che davano informazioni molto brevi, no? Se io adesso vado su Google e scrivo che ora è, me lo dice lui. Non devo più cliccare su nessun post. E vi sarà capitato, no, di fare delle domande brevi, non so, Halloween, e vi dice 31 ottobre. Tutte quelle ricerche stupide sono andate a morire perché Google ha detto no ragazzi, però sta roba, cioè, è troppo banale per farvi fare delle visite, dei soldi, e quindi molti di questi blog che avevano domande molto brevi sono scomparsi perché non servivano più. Quindi cerchiamo di non scomparire. Sino qua tutto... Io non so che ora è... Cioè, ogni tanto tu hai dei cartelli. Ah, ok. L'ansia poi. Perché poi fanno come nei ring. Vabbè. Quindi io ho due scelte. Allora, o scrivo come pulire i carciofi, però come pulire i carciofi, mi ha detto che lo fa già Giallo Zafferano, io dico bene, perché Giallo Zafferano pulisce i carciofi, io li pulisco bene. Allora, tutto quello che è rafforzativo, bene, meglio, di più, 5 cose migliori, perfetto, buonissimo, bellissimo, e non ve lo sto neanche a dire, va usato. Perché tutti vogliono le cose più belle, mica vogliono le cose come pulire male i carciofi, no? Quindi io in questo caso avrei potuto, ho pensato che avrei potuto scrivere 2 articoli in base a quante ore di lavoro ho a disposizione. O scrivo come pulire bene i carciofi e come cucinarli, quindi cercando di intercettare non solo chi vuole pulire i carciofi, ma poi dopo che sti carciofi li ha puliti, esatto, qualcosa vorrà farci di culinario, spero, e quindi dico, magari vuole anche sapere come cucinarli, e allora mi vado a prendere tutte le long tail keyword che avevo trovato, come pulire i carciofi, i romani, ma anche le mammole. Carciofi in acqua e limone, quanto tempo? Ovviamente io non li scriverei così. Potrei mettere carciofi, non so, in acqua e limone, 2 punti. Quanto tempo tenerli in ammollo? E poi dopo glielo spiego. Poi come cucinare i carciofi, come cucinare quelli freschi. Se vedete sono esattamente quelli che avevamo trovato qui e poi abbiamo trovato andando a cliccare su come pulire i carciofi e mano a mano andando a vedere quali erano le altre ricerche correlate. Oppure... una volta che io ho fatto tutta questa roba qui, come pulire bene i carciofi e come cucinarli, ma poi la settimana dopo come pulire e cucinare i broccoli, come pulire e cucinare gli asparagi, come pulire e cucinare l'avocado senza tagliarsi le dita, sapete che ci sono un sacco di incidenti domestici per la cosa dell'avocado, perché la gente fa così per togliere il nocciolo centrale e si trancia le dita. Vabbè, queste notizie che vi cambiano la vita, non fatelo a casa. E comunque, allora a questo punto io penso, siccome tanto io ho una sezione di ricette, che poi può essere automobili, può essere cucito, può essere trucco, può essere qualsiasi cosa, me ne faccio un tot così e poi faccio quelli che io chiamo i post collection, dove io non scrivo il post, ma faccio un riassunto delle puntate precedenti e quindi vado a linkare tutte le risorse interne che ho già scritto sull'argomento, come se fosse una landing page. Potrei fare proprio una landing, quindi una pagina, oppure potrei fare un post che lo riassume.
Quindi, per esempio, a me è capitato, non so, a un certo punto, un anno, di cominciare a fare ricette per il mese di gennaio, e mi andavo a pescare in tutti i vecchissimi post le ricette che stavano bene con quegli alimenti di stagione e le mettevo lì, creando un nuovo contenuto, perché non si fa copia e incolla, però mettendoci dentro le foto, le ricette, i link per andare a vedere le ricette che avevo già scritto. In questo caso noi abbiamo già un piano editoriale fatto, perché qua c'è da scrivere per 6 mesi praticamente. Questo vi è chiaro? A questo punto, siccome abbiamo scritto tipo 3.000 parole di questa roba qua, con 1.000 titoletti, non so se vi è capitato recentemente, io cerco molto le malattie su Google, che sono una di quelle che si è presa la laurea in medicina su Google, e l'ho visto, soprattutto ho iniziato a vederlo su My Personal Trainer, ma poi adesso c'ho in tutti i siti di medicina, sicuramente tra tipo un mese lo vedrete dappertutto, anche su Mamma Felice, l'indice. Oh, ma l'indice è una comodità assurda. Cioè, io mi ricordo che quando facevamo gli anchor link, era tipo il 1996, no? E facevo i siti a mano, cioè proprio, e usavo anche i frame. E ci sono ancora, tra la... Ma no, e comunque facevo tutte ste robe e li chiamavo sempre Pippo. Non so perché, a quei tempi tutti quanti mi dicevano sì, Pippo, io pensavo che si dovessero chiamare Pippo, e poi invece ho capito che esiste la SEO. E comunque, a questo punto, siccome io ho messo tanti titoli nel mio post, come pulire i carciofi romani, e poi come farli in acqua e limone, e poi come pulire i carciofi video, eccetera, potrei agevolare la lettura delle persone mettendo un indice iniziale. Questo perché? Perché così quando la persona da mobile arriva sul post, invece di leggersi tutto il pippone su come metterli in acqua e limone, che magari non gliene frega niente, ma gli interessa arrivare all'ultimo punto, clicca direttamente sull'ultimo punto. E voi direte, vabbè, ma così non legge niente. Legge, perché legge quello che gli interessa, trova lo scopo che abbiamo detto prima, ma soprattutto fa un click. E quella è un'azione che Google registra e dice, però questa persona ha fatto un click su questo post, potrebbe valere qualcosa. Proviamo a metterlo un pochettino più su. Cioè io mi immagino che Google faccia proprio questi discorsi, no? Oibò, ragazzi, let's go. E quindi, insomma, questo è il codicillo molto banale che potete utilizzare. Allora, voi passate, voi sapete che l'editor di WordPress ha 2 tab. Una in visuale e l'altra in HTML. Vedo che lo sapete. Aspetta, ve la faccio vedere io. Non guardate. Oh oh, ho fatto troppo. Come si fa? Qua? Questo? Ma io non vedo quello. Ah, questo? Non vedo quello che vedete voi. Sì, lo vedo, però non sono capace, Nestore. Vieni a aiutarmi. Non ci riesco. Ah, click è proprio click. Ok. Scusatemi. Vedete che qui in alto a destra l'editor di WordPress ha visuale e testo. Allora, visuale è quando voi vi mettete lì e scrivete. Testo è quando volete aggiungere dell'HTML, oppure, se siete veramente delle cattive persone, quando scrivete su Word e poi incollate i post su WordPress. Allora, io lo capisco, perché anche io sono anziana, che ci piace scrivere su Word. Io vorrei ancora XP, lo dicevo prima, quindi figuriamoci. Però Word ha questo problema, che se voi lo incollate direttamente nella visuale di WordPress, vi mette una serie di div strani e di codici strani, per cui voi che avete passato 4 ore a scrivere il testo SEO più allucinante, avete scritto una schifezza che i robot di Google non potranno mai leggere e indicizzare. Quindi se per forza avete questa necessità di scrivere in Word, prima di incollare il testo lo passate in HTML, azzerate tutte le formattazioni e anche così speriamo che ve la mandi buona, e poi ritornate in visuale e vi rifate
tutto l'editing, perché lo so che può essere comodo andare a mettere i bold in Word, ma poi in WordPress non viene fuori una bella roba a livello di codice e quindi rovinate tutto il lavoro che avete fatto. Quindi c'è anche il tasto incolla senza formattazione, però sai perché dico quello? Perché ti toglie a volte anche gli spazi. E quindi poi devi pure andare a schiacciare invio, perché lo provate tutte ovviamente. Però sì, se sono piccoli testi, giustamente tasto destro del mouse, incolla senza formattazione. Grazie. Eh? Sì, c'è anche il tastino da WordPress in realtà. D'accordo con te, nel senso che se uno fa una formattazione avanzata, comunque qualcosa se lo perde per strada. Quindi concordo al 100% con te. Più che altro sempre per un'economia di risorse, cioè di fare il lavoro una volta sola, che è poi il mio obiettivo principale. Se si scrivessero da soli e io potessi solo dare l'ok, sarebbe ancora meglio. Quindi voi passate in HTML, se volete inserire un indice, e potete utilizzare questo codice molto molto semplice, cioè al primo fate una lista puntata, nel primo link ovviamente mettete l'href, poi il l'hashtag, scusate. Io anche qui, secondo me può andare veramente bene Pippo, però io comunque una roba SEO ce la metterei lo stesso, vedi mai. C'è tanto. Quindi metto come trattino meno pulire, trattino meno carciofi. Io faccio sempre così con i trattini meno. Tutte le volte che nominate i file e le cose utilizzate sempre lettere in minuscole, mai caratteri strani, mai caratteri accentati e mai spazi, perché poi vengono riempiti da e commerciale, eccetera, eccetera. Utilizzate il trattino meno o l'underscore, insomma, come vi piace di più. E poi a quel punto nel titolo, nel titoletto, nel paragrafo corrispondente, vado a mettere quell'ID in modo che la persona, quando clicca su come pulire i carciofi, arrivi diretta a quel punto. Vi torna tutto? Non so, è un suggerimento. Chiaro che se uno ci deve mettere 7 giorni per scrivere un post, magari anche no. Però per una collection, magari sì, può veramente volerne la pena. A questo punto io cosa faccio? Allora, vi dicevo, io mi tengo sullo schermo a sinistra le mie schede con tutti i nuovi post in bianco aperte. Sulla destra mi tengo Google Immortalità Anonima e mi comincio a cercare tutte queste cose e mano a mano mi costruisco quello che io chiamo lo script, la struttura del post, in questo modo. Cioè mi metto tutti i titoletti che ho cercato e li impagino come se fossero quelli di una rivista, di un giornale, cioè dell'editoria, perché una tesi, qualsiasi cosa, deve avere un titolo principale, dei sottotitoli, dei paragrafi, eccetera, eccetera, per essere leggibile, tanto più il web. E quindi comincio così. Per esempio, a come pulire i carciofi, ho deciso di dare un H2 perché era la keyword principale, e poi come ho messo due H4, in realtà sarebbe meglio mettere H3 e poi H4, ma insomma. Come H4 ho messo come pulire quelli romani e le mammole, perché io avevo due chiavi di ricerca diverse. Poi ho messo un H3 perché secondo me sia i carciofi in acqua e limone sia il video rientravano sempre sotto il titolo come pulire i carciofi, e quindi gli ho dato questo ordinamento. Poi come cucinare i carciofi per me è un altro H2 perché è un altro argomento. E così via, gli altri, così. Quindi vedete che in realtà se io salvassi già questo, se voi aveste dei collaboratori e non vi fidaste assolutamente di loro, come è giusto che sia, mai fidarsi dei collaboratori, e mai delegare, però se voi voleste delegare una parte del vostro lavoro, potreste per esempio fermarvi qui. Cioè dare ai vostri collaboratori questi post già preparati, cioè con un'ossatura già pronta, e loro ci scrivono le cose in mezzo. Questo potrebbe essere un gran modo di risparmiarvi il tempo e non fare il lavoro inverso, che è quello che faccio sempre io, che mi crea un'angoscia terribile, che i miei collaboratori ovviamente scrivono quello che vogliono, perché io, come vi ho detto, non ce la faccio, e poi apro i post e mi viene voglia di buttarli via, e sono tutti da rifare, da rieditare,
Perché? Perché a me piacciono fatti nel mio modo, in un certo modo, e quindi è chiaro che se ti dico falli come vuoi tu, non è come, come falli come voglio io, no? Quindi non è neanche colpa loro, e quindi li devo rieditare, devo mettere i titoli, devo andarmi a cercare le keyword, eccetera, eccetera. E quindi ultimamente sto facendo questa riflessione e mi sto chiedendo, non varrebbe la pena di dargli già questo? Probabilmente sì. A questo punto, quindi, si può salvare in bozza e tenerlo lì. Io faccio cassetto, come si dice nella stampa, cioè nel senso che cerco di crearmi, soprattutto magari in giorni in cui sono particolarmente stanca, faccio questo lavoro qua. Cioè mi creo un tot di bozze con un'ossatura già pronta, addirittura io ci metto già le foto, faccio già la ricerca delle foto, io ho un abbonamento a delle foto stock, ma dopo parliamo di foto, e le metto già. Così quando arrivo so già che devo scrivere quelle, come fare il tema. E quindi mi metto lì e faccio. Poi magari tra i 50 che ho messo in bozza, non c'ho voglia oggi di parlare di carciofi, voglio parlare della filosofia di, non so, di qualcuno, non mi viene nessuno in questo momento. Ho studiato filosofia. Voglio parlare di qualcos'altro e quindi sceglierò qualcos'altro. A meno che il mio piano editoriale non sia che il lunedì, come il mio, il lunedì ho l'editoriale, martedì ho le ricette, mercoledì ho i lavoretti, giovedì ho scuola Montessori, venerdì ho creatività. E quindi io so che da lì non ci scappo moltissimo. A questo punto, per continuare a definire la struttura del post, dovrò inserire almeno una fotografia, e comunque la fotografia principale, quell'abstract che vi dicevo, poi, se volete, l'indice. Cioè, prima costruisco tutto, poi scrivo, che era esattamente quello che facevo al contrario prima. Ma gli elementi aggiuntivi che io inserisco qui potrebbero essere quelli fondamentali per diminuire il bounce rate. Parliamo delle fotografie efficaci. Allora, vi sarà capitato di vedere in cima alle SERP delle foto brutte, ma brutte, ma brutte, che quando mia mamma fa le foto mettendo il dito davanti alla camera sono più belle. Perché? Allora, facciamo un esempio invece di foto carine e di foto bellissime. Per esempio, uno dei siti di cucina che funzionano di più in assoluto è quello di Misia, che è una ragazza fantastica, oltre ad avere un marito che è uno specialista SEO, e quindi chiaramente la coppia, di nuovo, win-win, sposatevi bene. Cioè, quando le mamme dicevano sposa uno coi soldi, ma sposa un programmatore, ma che te ne frega dei soldi se puoi avere un programmatore o un sysadmin? Cioè, ma veramente? E viceversa. Vabbè. Quindi, perché le persone ultimamente cominciano a scegliere delle fotografie e Google stesso a prediligere in SERP delle fotografie che sono non stock, un po' meno belle, ma più reali? Mazza, pensavo fosse una roba... Io c'ero la mia risposta per Misia, sono convinta che riguarda anche il suo target di utenti. Perché mi è capitato, io ho un blog di pasticceria professionale e faccio delle foto decenti, non sono belle, sono decenti. Mi è capitato spesso che mi dicessero, no, io poi non provo a fare le tue ricette perché se non mi vengono belle come le tue, e lì ho detto, ma vuoi vedere che la... Quindi non è solo il target, ma è esattamente il risultato, cioè l'autenticità. Una foto stock è figa, perché è bella, la paghi, è bella, però quando la persona, soprattutto in certi campi, pasticceria, creatività, cucina, lavoretti, eccetera, vede quella foto e dice, se vabbè, non ci provo neanche, tanto non sarò mai in grado di fare una roba del genere. Vede una foto di Misia, che magari non ha le softbox, la cos'è, però sono fatte bene, sono chiarissime, sono esplicative e soprattutto sono dei piatti veri che poi loro dopo hanno cucinato. Dice, ok, quindi quello non è una, quella non è una food stylist che ci mette la cera,
sopra e il polistirolo sotto e la gomma pane in mezzo per far rialzare la cosa dell'hamburger. Quella è una ricetta che mi riesce anche a me. Ed è lo stesso successo, per esempio, di fatto in casa da Benedetta, che è un'altra persona fantastica. Perché? Perché loro sono vere, propongono dei contenuti reali. Quante volte vi sarà capitato, stando sempre in campo ricette, di stampare la ricetta di una torta e di provarci, questa ricetta non funziona, perché? Perché non è mai stata provata, è stata scritta ma non è mai stata cucinata veramente, ed è un flop. Mentre invece la foto autentica garantisce che questa cosa riuscirà così, e allora è chiaro che poi vengono fuori quei meme, com'era e come doveva essere, no? Quelle foto, le torte di SpongeBob, così, che poi sembrano delle robe allucinanti, perché poi la gente normale si misura con le sue scarse capacità, a meno che uno non faccia, che ne so, torte di matrimonio. È ovvio che la torta di matrimonio, siccome mi sposo una volta, mi sposo un tot di volte nella vita, ma comunque limitate, e non sono io a doverla preparare, voglio che sia bellissima anche la foto, no? Perché deve essere rappresentativa anche di un certo mood e di un certo momento della mia vita. Quindi, secondo me, se riuscite a fare voi, allora non tutte le foto, perché chi fa blogging professionalmente non potrebbe fare fotografie di tutto lo scibile umano, ma la maggior parte delle foto, comunque alcune delle fotografie, usatele, anche se sono meno belle, anche se hanno le luci un po' meno chiare, eccetera, eccetera. Imparate a utilizzare Photoshop oppure gli strumenti che ci sono a disposizione, sistematele un pochino, però usatele. In questo caso l'autenticità potrebbe vincere. Ovviamente, non mi stancherò mai di dirlo, prima di caricare le foto su WordPress, esse stesse vanno ridimensionate. Perché se ragioniamo sempre in ottica di mobile first e di giga, più un post è pesante, più lentamente si carica, più giga noi consumiamo nel guardare video, foto, scaricare contenuti, meno la gente ci legge. Perché ormai la soglia di attenzione delle persone, quando arrivano su un contenuto, al di là del mio coso di giallo zafferano, ma è quello di leggerlo per una frazione di secondo, e poi se vedo che non mi interessa passo subito oltre. Quindi non aspetto neanche che si carichi questo contenuto. Le foto devono essere anche leggere, quindi qua non solo ridimensionate, ma salvate per il web. Ha una qualità minore. Io lo so che a tanti piange il cuore, perché ci sono dei fotografi che fanno obiettivamente le foto bellissime, ma usare le foto di alta qualità sul web non serve. Anche perché gli schermi degli smartphone, per quanto continuino a farli più grandi, e immagino che le case di moda faranno anche delle tasche più grandi a un certo punto. No, perché io mi li pongo questi problemi di compatibilità. Comunque, per quanto possano essere grandi gli schermi, sono così. Un tablet è così, cioè non avrà mai quella risoluzione tale da giustificare di mettere una foto in alta su un blog. Ma neanche sul portfolio di un fotografo. Infatti io di solito le ridimensiono. Vabbè, allora, qui c'è una diatriba tra me e mio marito, e ha ragione lui, ma non dobbiamo dirglielo. Allora, io ridimensiono la mia foto esattamente nella dimensione del content mio. Il mio content è circa 660 pixel, quindi io in larghezza metto 660 pixel, l'altezza si ridimensiona in proporzione e amen. In realtà andrebbe meglio metterle tipo di 1200 pixel, una roba del genere, perché un domani che cambiate il template e ci avete quei template con le foto più grandi, in effetti sono dei problemi, perché bisogna sostituire le foto oppure fare degli script per ingrandirle e sgranarle molto, considerando che le abbiamo già messe in bassa risoluzione. Quindi, non so, 1000-1200 pixel, attenzione a non farle troppo grandi. Perché? Perché ogni volta che tu metti una foto che è uscita direttamente dalla macchina fotografica e la metti su WordPress, cosa fa WordPress? A ogni ricaricamento del post fa una chiamata, e cioè deve ridimensionare quella fotografia. Poi in realtà lo fa in automatico e ti mette una thumbnail, però comunque è pesante, rallenta tutto, quindi meglio non farlo. Ovviamente le fotografie devono avere un nome SEO. Perché?
perché noi non abbiamo solo Google come motore di ricerca, ma uno dei motori di ricerca più potenti che ci sono a nostra disposizione è Google Images, perché la gente cerca per immagini. Quali sono gli altri potentissimi motori di ricerca che noi abbiamo a disposizione? Così. Interrogazione a sorpresa. Test invalsi. Scusa? Sì, però in realtà poi non, Facebook non sempre viene poi visto su Google, quindi parlo proprio di cose che possiamo vedere da Google. YouTube è un grandissimo motore di ricerca, potentissimo, che è di Google tra l'altro, così. Quali altri? Pinterest. Pinterest è una bomba. È un motore di ricerca potentissimo, se vi posizionate bene su Pinterest vi arrivano un sacco di visite su alcuni settori, ovviamente, la creatività, eccetera, eccetera. Ce n'è un altro. Instagram, sì, ma pensavo un'altra cosa ancora. Amazon. Anche Amazon è un potentissimo motore di ricerca. Per esempio, se voi scrivete degli ebook gratuiti, che li fate scaricare gratuitamente, con delle collection dei vostri post, che non devono essere un copia e incolla, perché sennò c'è un problema di duplicazione dei contenuti, ma in realtà poi c'è una tecnica per evitare di... non te lo chiedo, ok? Scherzavo. E c'è una cosa che si dice al robot per dire questo, non considerarlo un contenuto duplicato. Dopo che arriva Nestore ve lo chiedo. Andate a mettere i soldi nel parcheggio, scusate. quindi, per esempio, tutti questi sono dei motori di ricerca. Allora, io, per esempio, su alcuni post in cui non riesco a posizionarmi su Google normale, chiamiamolo così, cioè su Google con i contenuti, riesco a posizionarmi molto in alto con le immagini. E quindi mi arrivano comunque un sacco di visite su quegli articoli. E quindi, cavoli, se c'entra rinominare le foto in modo SEO, anche perché quando escono dalla macchina fotografica si chiamano 001457.jpg. Vi sfido a cercare un'immagine che abbia questo nome. Anche perché, allora, secondo me, e ci sta arrivando, Google arriverà a... indicizzare le fotografie anche per quello che rappresentano, non solo per come noi le abbiamo chiamate. Ci sta arrivando, sì. Però diamogli una mano, c'è sempre tutto loro, devono fare, non so, anche noi diamo il nostro contributo. Tra l'altro, ho proprio visto in questi giorni, cioè 2 giorni fa, non so se avete visto, che è stato chiuso Polyvor, così. Ciao, abbiamo chiuso. Minchia. Cioè, c'erano milioni di contributi, non so se conoscete Polyvor, era una piattaforma, soprattutto di moda e design, dove tu potevi formare tutta una serie di look e fare dei collage che poi embeddavi all'interno del blog. Li embeddavi perché quella era la loro policy, cioè per riconoscerci i credits, ovviamente tu non ti metti la foto salvata su WordPress, ma lo embeddi. Hanno chiuso. Perché hanno venduto, e non è che hanno fatto come Splendor, no? Che hanno detto, raga, allora tra un mesetto chiudiamo, se vi volete fare il download della vostra roba fatevelo, perché poi ciao e amici come prima. No, hanno chiuso e hanno messo un link diretto al nuovo e-commerce, che andrà benissimo, immagino, perché sono tutti incavolatissimi e lo odiano già a prescindere, no? Poi pare che dal 10 di maggio... renderanno di nuovo disponibile il download. Secondo me stanno banfando, perché secondo me è veramente arrivato l'AD, ha staccato la spina, ha detto ma questo serviva, come fa mia madre quando fa le pulizie di primavera, via. Boh, vabbè, comunque è un bel problema. Comunque, facendo una ricerca per cash, perché uno dei miei siti, Trash Chic, scritto trash come spazzatura, aveva alcuni di questi collage embeddati, quindi ho detto proviamo ad andare a vedere la cache oppure la Wayback Machine di Google, eccetera, e ho scoperto che tipo ieri, che poteva aspettare ancora un giorno, no? Google ha deciso che probabilmente proprio per contrastare le violazioni di copyright nel furto delle immagini, è lui che degrada le foto nelle Google Images.
E quindi praticamente cosa succede? Che io sono andata a vedermi le mie foto, c'era scritto questa immagine potrebbe essere soggetta a norme sul copyright, c'era scritto 660 pixel, abbiamo provato a scaricarla e veniva fuori di 200 pixel. Dun 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 dun. Quindi e questo mi fa pensare che l'idea di salvare delle immagini degradate sia esattamente quella che vuole Google. Cioè quella di non esagerare nell'alta qualità, perché è lui stesso che lo vuole fare. Com'è che si chiama quella, scusa, le domande al brucio, quella funzione che se io voglio fare un PDF dei miei contenuti ma non voglio che il contenuto sia duplicato, c'è un coso da mettere, no? Gli devi dire che... Vabbè, c'è, vi giuro che ve lo troverò. Comunque esiste. Andatelo a cercare da Ranzulla. Lui lo sa. E quindi questa immagine l'ho ridimensionata, l'ho anche salvata per il web, quindi non in qualità 100% ma 80%, io di solito faccio così, e poi le ho dato questo nome, come pulire, cucinare, carciofi, mammole, romani. Dopodiché, quando voi andate a inserirla, dovete ovviamente compilare questi campi, obbligatoriamente, perché altrimenti io lo verrò a sapere. E sono il titolo della foto, il testo alternativo e la descrizione. Allora, ho mentito, perché io di solito faccio un copia e incolla del nome della foto e lo metto uguale in tutti e tre i campi. Qui oggi per far la figa ve l'ho messo un po' più descrittivo. Ma in realtà, come vi ho detto prima, funziona anche se fate un banale copia e incolla e lo ricopiate uguale. Però, obiettivamente, soprattutto nel campo descrizione, essendo che c'è questa opportunità di scrivere un po' più di caratteri, perché non scriverli? Fate voi. A destra invece... Ah, e poi... Quando inserisco un'immagine, dopo ve lo faccio vedere, anzi ve lo faccio vedere, ah no, ma adesso chiudo di nuovo tutto, sicuro? Sì, questi sono gli attributi delle immagini che vi dicevo. Quando la inserisco, vedete lì in basso che c'è impostazioni visualizzazione allegati, io di solito scelgo allineamento centrato, perché a me non mi piacciono le foto a sinistra, non so, poi fate voi. Ma soprattutto metto link a nessuna. Questo cosa significa? Che quando le persone vanno sul sito e soprattutto queste grandi mani che hanno digitano sui telefonini, se inavvertitamente cliccano sulla foto non gli si apre la foto e poi non sanno più come tornare indietro e chiudono tutto e perdono il vostro sito. Quindi faccio in modo che la foto non possa andare in un'altra scheda. Questo soprattutto per chi ha, per esempio, un blog su Blogspot. Non varrebbe neanche la pena dirvelo, tra l'altro, se non passate WordPress, perché la URL delle foto di Blogspot è blogspot2blogspot.it00, indipendentemente dal coso che gli dite, e quindi non c'è più la sorgente del nome del sito. E quindi se io, per esempio, su Pinterest, le bestie che non sanno usare Pinterest e hardlinkano le immagini direttamente dalla URL, poi non si riesce a risalire alla fonte originale, perché se non c'è scritto nella URL il nome del sito, io quella roba lì non l'andrò mai a trovare. È chiaro questo? Ritorno. Ok. A destra vi ho messo un esempio di quello che io definisco qualità dello scroll. Da telefonino, secondo me, un post del genere, che come vedete è bello lungo, e come vedete, oltre a una foto stock, ci sono diverse foto mie, perché, vabbè, quella là è una pubblicità, quella della cosa non è mia. In realtà sono praticamente tutte foto mie, anche molto brutte. Allora, quella foto lì, di una mia probabilmente patologia ossessiva compulsiva, di me che io il fine settimana cucino le verdure per tutta la settimana e poi, come nei ristoranti, le metto in frigo, le etichetto, su Facebook è diventata una roba, quella che doveva essere la pizza è diventata quella roba lì. E quindi la gente diceva, ma sei un genio, ma come un genio? Tra l'altro con lo scotch di carta dei muratori, capito? C'è neanche l'etichetta, la Martha Stewart color lavagna scritta col gessetto, un pezzo di scotch di carta dei muratori, quella roba lì ha funzionato tantissimo perché io scrivo proprio, cos'è manca il giorno? Lo so.
Quindi ho deciso che poteva valer ben la pena scrivere questo articolo e all'interno ci ho messo tutta una serie di foto mie, di anche abbastanza brutte, perché tra l'altro a differenza di come ho l'ufficio in casa Mamma Felice, dove ho tutte le luci bianche, le softbox, eccetera, in casa ho delle luci gialle orribili, le ho messe lì, ha funzionato molto bene ed era come cucinare le verdure per tutta la settimana. E ci ho messo tutta una serie di cose. Vedete quello che intendo io su come editare un post? Cioè i neretti, i punti elenco, gli H2, gli H3, i link interni, i link esterni, eventualmente dei PDF da scaricare. Qui non c'è un video, ma ci sarebbe stato benissimo. Questa è quella che io intendo, che mi sono inventata, che si chiama la qualità dello scroll. Cioè che se tu guardi questo post da telefonino è piacevole, perché è intervallato da questi titoli, da questi punti elenco, da diverse foto, e quindi non ti trovi di fronte quello che viene chiamato il muro di parole. Quello che ti scoraggia e dici no, non ce la faccio a leggere sta roba. Ho bisogno di paragrafi ben delineati. Non so se siete d'accordo su questo aspetto. E poi ovviamente i link, che siano efficaci. Allora, Google ci ha detto, ma tu chi sei? Cioè, ha parlato di autorità, ma tu chi sei per dirmi questo? Allora, se io non sono nessuno, però potrei metterti un link a una fonte autorevole che rafforza l'opinione che io sto esprimendo in questo post. Quindi, per esempio, io posso citare un paragrafo di Schopenhauer, mi è venuto in mente un filo, di Schopenhauer, e poi commentarlo. Questo link a una fonte autorevole dà più forza alla tesi che io sto esprimendo. Quindi sono sempre molto importanti, andrebbero messi sempre. Una fonte autorevole può essere anche Wikipedia, anzi. Direi che tra tutte e soprattutto le risorse scientifiche che ci sono in giro, tra l'altro mi preme fare un grosso augurio a quelli del Butac, che come forse sapete sono stati oscurati perché la procura di Bologna ha non so se lo sapete, comunque il Butac è stato oscurato preventivamente per un'azione giudiziaria perché sono stati chiamati in causa. La procura di Bologna ha ritenuto l'altro giorno... 5 cosa vuol dire? Ah, ok, che paura. Comunque, invece che oscurare solo la pagina incriminata, gli hanno oscurato tutto, proprio loro che fanno un servizio enorme e gigantesco e fantastico di autorevolezza delle fonti. E va bene. Quindi, dimmi. Allora, avevo letto che Google considera i link a Wikipedia come no follow di default. Ne sai qualcosa? No, non lo so. Non mi sembra, perché in automatico non ti viene il no follow su WordPress se tu non lo imposti. Poi non lo so se i robot lo leggono così. Eh? Ah, ecco, ok. Esatto, ok, cioè a livello di autorevolezza io non credo neanche che il no follow sia fondamentale, anche perché potenzialmente la fonte autorevole potrebbe essere un mio sponsor a cui io sono obbligata a mettere un link no follow. Poi ovviamente link interni di approfondimento è quella che io chiamo una link building naturale. Io come tutti voi sono martellata da gente che mi chiede la compravendita dei link, che come voi ben sapete è osteggiatissima da Google. Allora, per fare link building vera bisogna linkare le cose che ci piacciono e essere linkati su cose che piacciono. Questa è la link building. Comprare non funziona, c'è successo di casi di blogger ostati da noi, nostri clienti, un blogger in particolare, aveva linkato in modo naturale una scuola di inglese che lui aveva frequentato, aveva trovato molto efficiente, e questa poi a un certo punto aveva scritto, tra l'altro un sito fantastico con milioni di visite, gli portava veramente tante visite a questa scuola, lo puoi togliere perché siamo stati penalizzati da Google per aver venduto i link, e quindi adesso li togliamo tutti. Ma chi è che vi suggerisce queste robe? Li pagate pure. Vado avanti.
Quindi noi possiamo mettere, allora io i link li metto sempre SEO, se è un PDF da scaricare dico 10 ricette di avocado, ma posso mettere anche il titolo di uno specifico post come approfondimento, leggi anche come aiutare i bambini a scrivere bene con il metodo Montessori. Quello che io, oppure addirittura su una keyword secca, cosa che io faccio pochissimo, per esempio infertilità femminile. Quello che invece cerco di fare molto, utilizzando il networking, cioè delle relazioni vere con gli altri blogger, è quello di, se vedo che ho scritto un articolo che in precedenza era stato similmente scritto da un altro, lo contatto e gli dico, senti, io ho scritto questo, che ne dici se io integrassi una citazione del tuo post e la commentassi e quindi ci linkiamo a vicenda su quel post? Quella è una link building. Per diminuire il tasso di rimbalzo, come vi ho detto, quindi bisognerebbe fare tutto questo. Inserire video, PDF scaricabili, grafiche riassuntive, link interni, link esterni, con l'obiettivo di incentivare i click, ma soprattutto le azioni sui post e il tempo di permanenza. Dopodiché, e poi finisco, arriva la cosa cruciale, e cioè la revisione dei post, cioè renderli evergreen. Quando voi scrivete un articolo sponsorizzato, scriveltelo esattamente così e scrivetelo, vi dirò di più, in modo che resti in piedi anche quando quella sponsorizzazione sia finita. Io per esempio cosa faccio? Lo scrivo in modo che ci siano due post nello stesso post, perché siccome io, al pari delle riviste, non accetto che un post sponsorizzato possa essere pagato 100, 200, 300 mila euro per tutta la vita, ma questo costo deve essere annuale, perché non può costarti 1000 euro una cosa su tutta la vita, quando magari su un settimanale femminile una pagina ti costa 4000 euro per un settimanale. Quindi anche noi dovremmo imparare a vendere gli articoli a scadenza. Manca un minuto. Quindi io faccio in modo che, se posso, quel post resta vivo anche se gli tolgo lo sponsor. Quindi faccio in modo che lo sponsor goda di un articolo scritto in ottica SEO e venga posizionato per fare quella che si chiama in gergo la brand awareness, ma faccio in modo da non dipendere da quella sponsorizzazione, in modo che un domani io quello sponsor lo posso togliere se non vuole rinnovare, ma soprattutto posso anche venderlo a un suo competitor, volendo. Ok, adesso è il tempo delle domande. No, non ce ne sono neanche le domande, ma siete cattivi! Grazie Barbara.